dello spettacolo, Ocelot ti vuole. Ok, te lo dirò ancora una volta. Premendo più volte il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante selezione. Quando l'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. Ho combattuto in Afghanistan, Mozambico, Eritrea e Chad. I guerriglieri Mujahideen mi conoscevano e mi temevano con il nome di Shalashaska. Io sono stato addestrato dalle GRU russe. Non sono come quei buffoni del KGB. Per me non è tortura, è uno sport. Siete tutti un branco di sadici. Non confondermi con quei pazzi in uniforme. Allora, vogliamo cominciare? Ok, andiamo. Ti è piaciuta questa, eh? Vuoi che continui? Ne hai abbastanza? Non abbiamo ancora finito! Hai una bella resistenza. Beh, credo che per ora possa bastare. Noi viviamo in una triste era. Imperialismo, totalitarismo, perestroica. La Russia del XX secolo ha avuto i suoi problemi. Almeno era sorretta da un'ideologia. La Russia di oggi non ha più niente. C'è una lotta tra la libertà e l'ordine. Con questo scontro si è generato un nuovo spirito nazionalistico. Il capo ha un amico intimo nel governo russo. Attualmente è a capo della Spetsnaz. Ha già accettato di comprare questa nuova arma nucleare. Hind era solamente un anticipo. Allora, fate tutto questo per denaro? Io non voglio soldi. Voglio la rinascita della Russia. Per creare un nuovo, nobile ordine mondiale. Tutto a posto, Snake? Sì, nulla di nuovo da riferire. Snake, posso fare qualcosa per te? Sì, il braccio mi fa un male cane. Mi spiace, aumenterò il livello di analgesici nel tuo sangue. Va bene, ma è meglio che lasci stare la benzedrina. Mi fa sentire strano. Allora non stai troppo male dopo tutto. Naomi, per favore, parlami. Dimmi qualcosa che non mi faccia pensare al dolore. Che cosa posso dire? Qualsiasi cosa. Io non sono molto brava con le parole. Ti prego, dimmi qualcosa di te. Di me? È una richiesta difficile. Non hai famiglia. Questo non è un argomento che mi fa piacere discutere. Io non ho famiglia. No, aspetta. C'era stato un uomo che aveva detto di essere mio padre. Dov'è? Morto. Per mia mano. Big Boss. Che cosa? Big Boss? Non l'avrei mai pensato. Non potevi, non c'erano indizi. È successo a Zanzibar 6 mesi fa.
Solo Snake e io sappiamo la verità su ciò che è successo laggiù. Allora è vero. Big Boss era davvero tuo padre. Almeno così ha detto. È tutto quello che so. E sei riuscita a ucciderlo sapendo una cosa del genere? Certo. Ma come? Lo voleva lui. E poi certe persone sentono proprio il bisogno di uccidere. Ma questo è parricidio! Sicuro. È il trauma di cui parlava Mantis. La cosa che abbiamo in comune. E questo è il motivo per cui ha lasciato la Foxhound? Limitiamoci a dire che avevo bisogno di restare solo per un po'. E che l'Alaska era il posto ideale. Snake... Neppure io ho mai avuto una vera famiglia. Solo un fratello maggiore che mi ha fatto frequentare la scuola. Ma non eravamo consanguinei. E lui era molto più anziano di me. Dove si trova ora? È morto. Oh, mi spiace. Snake, non c'è una donna nella tua vita. Dopo aver combattuto tutte le guerre che ho dovuto combattere io, è difficile avere fiducia in qualcuno. Nessun amico? Roy Campbell. Mi consideri ancora un amico? Tutto qui? No, ce n'è stato un altro. Frank Yeager. Che cosa? Il più fedele luogotenente di Big Boss, nonché l'unico membro della Foxhound ad aver ricevuto il nome in codice Fox, Ray Fox. Ho imparato davvero molto da lui. Ma non avevate cercato di uccidervi? Vero, avevamo cercato. È successo a Zanzibar, ma non è stato niente di personale. Eravamo semplicemente due professionisti che lavoravano per fazioni opposte. Questo è quanto. E continuate a considerarvi amici? È tanto difficile da credere. La guerra non è una buona ragione per terminare un'amicizia. Questo è pazzesco! L'ho incontrato la prima volta sul campo di battaglia. Era tenuto prigioniero a Outer Haven, ma non mi sembrava un vero prigioniero. Era sempre così freddo e compassato. Io ero ancora inesperto e lui mi ha spiegato i trucchi del mestiere. Lo conoscevi bene? No, non abbiamo mai parlato della nostra vita privata. Era una specie di regola non scritta. E la volta successiva che ci siamo incontrati nel campo di battaglia, eravamo nemici. Ci siamo affrontati a mani nude in un campo minato. So che per molti può sembrare strano, ma eravamo semplicemente due soldati che facevano il loro lavoro. È un po' come uno sport. Gli uomini e i loro giochini. Siete come animali selvatici. Hai ragione. Noi siamo precisamente animali. Ma se eravate amici, come spieghi il comportamento del ninja? Non so spiegarlo. Sono i vostri geni. Vi predispongono alla violenza. Ti piace proprio parlare di geni, eh? Naomi, come mai sei finita nella ricerca genetica? Perché non ho mai visto i miei genitori, né ho mai saputo che faccia avessero. Forse sono finita qui perché volevo capire le ragioni per cui sono come sono. E così ti sei messa a studiare il DNA? Sì. Ho pensato che se avessi studiato la mia struttura genetica, avrei scoperto chi sono davvero. Pensavo che analizzando le informazioni contenute nei geni di una persona, avrei potuto dare un senso alle zone d'ombra nella sua memoria. Perché la memoria si trova nel DNA? Non ne siamo ancora sicuri, ma sappiamo che il destino genetico di una persona è stabilito unicamente dalla sequenza dei quattro nucleotidi del DNA. Allora tu sai tutto del mio destino, perché tu conosci perfettamente la mia sequenza DNA, giusto? Il tuo destino? Mi spiace davvero. Non ne ho la minima idea. Certo che no. Sei una scienziata, non un'indovina. Sto arrivando! Perché non ti rilassi un attimo? Thank you.
Ehi, ehi, sono qui, sono qui! Dove? Sono io! Otacon! Wow, sono riuscito a catturarti! Presto, fammi uscire di qui, Lasciami! Mi fai male! Muoviti! È così che chiedi un favore a un amico? Lasciami! Gesù! Sembra una gabbia di un animale. Guarda quell'uomo. Eia, è il direttore della DARPA! Se non ti sbrighi a tirarmi fuori di qui, presto me ne starò disteso accanto a lui. Bastardi! Questa serratura non si apre con le tessere di sicurezza. Serve una chiave come quella che ha il soldato. E allora che sei venuto a fare qui? Io pensavo che tu avessi fame. Se hai bisogno di cibo, te ne posso portare dell'altro più tardi. Ho trovato questa tessera di sesto livello, ti servirà per uscire dalla sala delle torture. Ecco, prendi anche questo. Che cos'è? È un fazzolettino. Me l'ha dato Sniper Wolf. Perché? Non lo so, ma è stata carina con me. Questa mi sembra la sindrome di Stoccolma. Ero io che mi prendevo cura dei cani qui. Quando sono arrivati i terroristi, volevano abbatterli tutti. Ma Sniper Wolf li ha fermati. Mi ha persino permesso di nutrirli quando gliel'ho chiesto. Se ama i cani, deve essere una brava persona. Non farle del male, per favore. Apri gli occhi, è stata lei a sparare a Meryl. Beh, questo è tutto quello che posso fare. Stanno per lanciare una bomba atomica, capisci? Li devo fermare. Allora dovrai andare oltre la torre di comunicazione. Per prima cosa devo uscire di qui. Avanti, sto facendo del mio meglio. La guardia ha la chiave, devi farla fuori. Ehi, io non sono un soldato. Non posso fare fuori nessuno. Devi farlo. Mi ucciderà. Oh cavolo, sta tornando indietro. Ci vediamo più tardi. Aspetta. Non ti preoccupare, Snake, riuscirai a scappare. Tieni duro. Di che colore è il ketchup? Se lo userai a dovere potrai fregare la guardia. Snake, perché non provi a simulare la tua morte usando il ketchup?